Arret perquè hi hagi vist que ser de Xavers, ma l'amica pica que hi ha un cor no veig. L'Alessandra m'explica que cap és més. Allora, signora, se mi permette un attimo, le spiego. Non funziona più come una volta. Adesso, diciamo, l'economia bancaria è cambiata completamente, no? Il principio è che lei viene in banca con i suoi soldi, con crediti, e poi l'importante è scegliere un buon prodotto finanziario, cioè agganciare il vostro patrimonio a un prodotto finanziario che a seconda del fare un po' un gruzzoletto, ecco, e a seconda poi di alcuni indicatori economici potranno, diciamo così, far aumentare o far decrescere il suo capitale. L'importante è scegliere un prodotto giusto. Aspetta, accetto l'orso, no? Quando adesso... quante viene che annuale era? No, ma non è qua mia il marca annuale era, che da brutta ginta ma l'annuale era. Non è qua mia perché i mamberi c'aveva la borsa tre volte annuale era, a sapere. Espresso mia consigliere, perché no. Io ho capito tanto etere, però ecco, per ecco, vedete, le nuove normative bancarie mi proibiscono di consigliarvi un prodotto, ad esempio i bond che vi ho detto prima. Io non posso, vi posso semplicemente informare. E che differenza c'è? Che a salita c'è anche al veterinario quando viene la vacca inguccata. Io vi posso solo dire che è inguccata, ma mi sniero ma gli da fare a curarla. Perché la vacca era nostra, la smoriva nuete, e li ricompagna. Io capì, però è un'altra domanda. Sì, dica. Intelligita. Ecco, ma se nuete noi ponziamo i nostri vessi in banca, no? Sì. Cos'è che fa andare su o so al buono di nostro vessi? Ottima domanda, signora. Ottima domanda. Perché cosa fa questa volta? Non è che pesca per me. Il vostro patrimonio finanziario dipende da tanti indicatori. Cioè... No, il nostro matrimonio è l'evento. No, patrimonio. Patrimonio finanziario. Perché gli indicatori del nostro matrimonio. No. Fine. No, zero. Allora, dipende dal valore dell'oro, dal valore del petrolio, dallo scambio, dal rapporto che c'è tra l'euro e il dollaro, insomma, ci sono tanti indicatori, ma soprattutto, signori, dipende da lui. Da lui? Da me? No, da lui. Da lui! Croce e delizia del mondo finanziario. Ago della bilancia di tutti gli spostamenti. Ma lui. Il vero colpevole degli andamenti negativi e positivi dell'economia mondiale, delle banche, dei due. Da noi, signori. Da lui. Dallo spread. Ma sulla teda. Lo spread. Metra, ma Dio c'è. Benvenuti nel mondo della finanza, signori. Benvenuti, mettetevi nelle mani dello spread. E pregate per lui e accendete una candela. Diciamo buonasera. No, signori, buonasera. Non si scherza con lo spread, eh? Non si scherza, eh? No. Lo spread. Però, voglio sapere una cosa. Siccome tutto dipenda, spread, no? Per fare in maniera che slevi l'una pauna di là. Bella domanda, signora. Vedete? Lo spread! Odia il denaro fermo, soprattutto quello nel materasso. Quindi l'importante è vincolare i soldi a un buon prodotto finanziario, un titolo, e poi comprare, vendere, fare gli investimenti. Ha capito? L'importante è non lasciare i soldi fermi nel materasso. Con lo spread! Sì, ho capito. Allora fa un battesimo da dire prima me. A sombri ve fia adesso perché io ta su, ma te a fonco qua te ti viene a te, a non era, a vini te al mercato. No, non mi va a bagnol. Allora va a bagnol. Qua te merche a bagnol, che tu un giornello, un le per un titolo, e che caga abbia un... Che caga? Quel caga. Caga chi? Cioè, no, un titolo è caga mia. E te? Ah, tu hai detto me? E te tu caga? No, un titolo cagabia. Cagabia? Tu mi hai scritto da scuola, no? Ma sono delle parole in mezzo all'intera. Qual cagabia, un titolo cagabia. Cagomia.
cagaresti, ecco, tutto il cagaresti, c'è la fonte tutto quanto. Tutti insieme in una volta. Pensa che bella figura. Un titolo proprio ti cato un da vendere e poi dopo quando ti a ca me agganci perché lui dice sempre gancia agganci la barossa attacca il trattore e poi mette che mette passerei te buca la borsa con i soldi sotto al trattore c'è come l'investimento e questo che tu perché sono obbligato dalle obbligazioni. Adesso io ho capito, scorte. Però, tenne scusa, ma noi come fammi a sapere se il nostro tetto è spread, va bene? O salva me, solo il capo mio. No, per restare informati potete acquistare il sole 24 ore. Sa che? Se siete da fare? Da spendere di soldi, da comprare il sole. Per quante ore? Ma il Sole 24 Ore è il più importante quotidiano di economia che esce tutti i giorni in Italia. È un giornale e sopra lì ci sono tutti i titoli, i valori e soprattutto è indicato lo spread. Non so, ma da dove venite? Da Sasva, sai però. Ma non è tanto. Vabbè, non so se si può comprare il Sole, Sasva. Il Sole 24 Ore è un quotidiano. Oppure potete visitare il nostro sito. Questo è il fiume di un cutanei a calore. Il sito internet. Internet a chi, venano? No, internet. Noi siamo in rete. È il collegamento mondiale dei computer. Siamo in rete, capito? Se no il vola via. Siamo sul web. Il web invece sono New con la Prince. Web non venduto. E comunque, sempre tramite internet, attraverso il vostro conto online, potete inserire il PIN e scaricare il report. Un fatto di tua con me, bisogno di report, Nueta. No. Non ti capire, sono mia domanda, fate te il report. Ma hai capito? Il report è un documento che voi estraete dal perso del computer attraverso il PIN. Il PIN? Ma fammi a capire dal giardino il PIN. No, sì? Ma fammi a cavare su dal giardino e mettere le dita. Che voglio per mettere le dita? Ma via il P, il P! Al P, al P, da Prince! Ecco, non fanno niente! Ma è? Che ha fatto un rotondo di tre volte! Se aveva il mio P, ma fai il mio P! Ma che non è in mezzo! Ma se io per strada, non è il tre, Pinne, è una sigla, vuol dire Personal Identification Number. È un codice che se voi inserite, potete ottenere il report, ve l'ho già detto. L'importante è che voi portiate qua i soldi che noi li vincoliamo, non è un prodotto finanziario. L'importante è vincolare. L'ho capito. Beh, hasta capì, ma ecco capì niente. Beh, allora, questa figa è... non la capia. Lei la capiva, ma non mi ha capito bene. Ha preso a spiegare il dialetto. Va bene, allora approf. Conta, quando sta girando è perché se sei nessuno, guarda, calma in aria, guarda, mai più lontano. Sbafilla. Allora, Wetter ande fora, a porte dentro il materasso con tutti i soldi, aia con Tom, e poi virò una posizione con... al questionario MIFID dentro il computer, chiaro? E poi dopo vincolò i soldi a un buon prodotto finanziario, perché l'importante è vincolare i soldi a un prodotto finanziario, se no l'andamento a che accavamo a seguire. Cioè, riassumendo, l'importante è che Nueter ha vincolato i messi. Ecco, io lo voglio capire. Poi senti bene? Se secondo gira verso me, perché la prima mossa che fa è che di infilare, ma chi? Se siamo noi a competere al ciappi stretta c'è amico, ciappa niente. Avete capito? Sì o no? Se io ho capito. Allora, dovete dire cosa avete deciso di fare. Che deve andare a contare la faccia, che bel trattamento che ti può fare. Se andiamo a fare il miei casco stavolta. Senti, annotami quello che ti ho detto.
Non avete capito la situazione? Ma vabbè, perché non è ti soldi, torno alla sei del materasso e porto ma qua. Perché la barca mi costa che lo manca qua noi. E Sanghetti se la vuole mia. Ma come là? Scusate, dai, dai, guarda, guarda Candon perché gli lui. Ma Cefi! Oh! Am sa che sia un vegil che scriva l'attacca alla macchina! E vacca tu mo! Gina! Le la guardata dal tassedi! Un vegi il parassita della società! Un vegi dai! Gina! Gina! Darzo intanto arriva a morire! No, no, sciappa niente, amico! No, no! Me la gira di torre via la prinsa! Sappi! Vabbè, tornatevi a San Giovanni! Ecco, ecco!